Buonasera, rinnovo insieme per il classico appuntamento del lunedì con Dilettanti per Dire, prima parte dedicata a Serie D dell'Eccellenza, seconda invece a promozione prima e anche seconda categoria questa sera, visto che parleremo della Synergy campione che ha ottenuto la promozione. Subito a presentarvi gli ospiti, due ospiti decisamente contenti perché hanno raggiunto entrambi i loro obiettivi stagionali. Sono con noi Alessandro Oliva, tecnico del Verbania. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. E insieme a lui Massimo Macchi, direttore generale della Borgomanero. Ciao a tutti. Massimo, tu eri stato qui un mesetto e una settimana fa e alla precisa mia domanda, chi vincerà il campionato, mi hai detto speriamo l'outsider, io ho detto allora lo vincerà il Greville. Alla fine l'ha vinto il Borgomanero, direi un risultato meritato, un risultato che è anche il coronamento di 3 anni di lavoro. Ma sicuramente meritato ma inaspettato, quindi... fino alla fine è stato un campionato veramente da seguire, incerto, dove le 3 squadre hanno animato ogni domenica e quindi vincere in questa maniera forse dà un sapore ancora migliore alla vittoria. Come dicevi tu, sono 3 anni, sono stati duri, vissuti veramente intensamente da parte di tutti, quindi devo dire che ci stiamo godendo questo risultato storico. Quando hai pensato veramente di farcela? E scherzando con Ramazzotti nell'ultima partita, quando c'è stato un tiro che è rimbalzato sulla traversa del settimo, abbiamo capito, perché comunque non ci ha regalato niente nessuno, anche l'ultima partita dove abbiamo vinto 4-0, però devo dire che è stata incerta fino alla metà del secondo tempo. Loro hanno preso 2 traverse, hanno lottato fino quasi incomprensibilmente fino alla fine. Quindi devo dire che onore a queste ragazze che ci hanno creduto fino in fondo e onore soprattutto all'allenatore, che forse è il vero artefice di questo successo. Poi vedremo un servizio dedicato a Giampiero Erbetta. Io invece chiedo ad Alessandro se ha vinto a suo giudizio la squadra che ha meritato di più. Ma sicuramente chi è che vince poi alla fine perché merita di più. Erano 3 squadre del valore secondo me simile come organico, e una ha vinto e le altre hanno non raggiunto l'obiettivo. Sicuramente complimenti al Borgomanero. Tra l'altro ricordiamo che domenica prossima ci sarà lo scontro playoff tra lo Sporting Bellinzago e il Borgo Park, che ieri ha liquidato, passatemi il verbo, 3-0 nei Greville, ormai ridotto ai minimi termini. Dicevo di Massimo che è ovviamente contento, lo è anche Alessandro, perché ti chiedo invece Ale, se quando tu hai accettato questo incarico, no? Penso che fosse a memoria l'ultima settimana di novembre, no? Sì. L'ultima settimana di novembre, in una situazione particolare, con diverse difficoltà, alla fine obiettivo centrato, no? Ma avevo già preso una squadra in Serie D con un punto all'inizio di novembre. Questa ne aveva qualcuno in più, però questa qua secondo me è stata più difficile, perché l'organico di questa squadra nella settimana, non nella prima, ma nella seconda settimana, andando via, mi sembra, 14 giocatori di categoria importanti per questa categoria, insomma era ridotto all'osso, però con Andreulo e Viscomi più vecchi e un po' di ragazzini era stata una settimana divertente. Si affrontava l'Asti, qualcuno arrivava, 2 o 3 sono arrivati e poi siamo partiti lì. Sicuramente non andavo a pensare a maggio-giugno, ho pensato a quella, alla prossima partita, che era quella con l'Asti, e mano a mano siamo andati avanti. Vi chiedo la stessa cosa, cioè Ale, tu hai allenato questi ragazzi, tanti giovani come dicevi, nel corso di quest'anno, e ti chiedo quanti di questi ragazzi sarebbero stati così decisivi in altre piazze? Cioè, l'impressione che comunque, vuoi per la storia, vuoi per l'attaccamento anche da parte della piazza, veramente tu sia riuscito a tirar fuori il 120% da ogni singolo giocatore. Ma penso che il 120% l'hanno dato dall'ambiente, dalla società, dalle persone che hanno aiutato il Verbania. Questi ragazzi, tra l'altro io quelli della zona qui li conoscevo già, perché comunque li avevo avuti nei camp anni dietro, per cui sapevo il valore,
Poi ci vuole un attimino di incoscienza e un attimino di fortuna anche, però questi ragazzi hanno buttato cuore, anima, determinazione e tutta la piazza, compresi i tifosi proprio. I ragazzi in altre piazze così decisivi tutti insieme, penso che non ci sia mai successo. È una cosa storica, in una squadra sola, ieri eravamo in campo 10 giovani in un colpo solo. Non succederà più, soprattutto non succederà più probabilmente che dici una squadra così giovane riesca a salvarsi in un campionato difficile, anche se abbiamo ereditato una situazione, meglio io sono arrivato che c'era il gruppo di prima, ho trovato il gruppo di prima tutti a posto, che lavoravano, avevano fatto un ottimo lavoro fino lì, poi sono andati via. E per cui abbiamo ereditato un buon numero di punti che noi li abbiamo Gestiti. esattamente raddoppiati perché ne abbiamo fatti uno in meno, mi sembra, di loro. Per cui questi ragazzi hanno anche il merito, in una categoria difficile, di aver fatto quasi gli stessi punti della squadra di prima che aveva un altro tipo di rosa. Massimo, tu hai giocato a Verbania, no? Questa piazza ti porta forse a dare qualcosina in più dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'attaccamento, della grinta, del carattere, perché quando comunque senti la pressione che può essere positiva o negativa, no? Abbiamo sempre detto che c'è il rovescio della medaglia, quando va tutto bene è bello avere tanta gente allo stadio e sentire l'affetto e sentire che se ne parla, quando invece le cose vanno male c'è il rovescio della medaglia. Beh, è innegabile che se uno vuole fare il giocatore di calcio si deve confrontare con questo aspetto. Farlo in una piazza così importante dove c'è seguito sicuramente dà degli stimoli in più rispetto a piazze che sono poco seguite, dove non c'è seguito di gente. Poi logicamente c'è il rovescio della medaglia, come dicevi tu, che in certi momenti diventa ancora più importante il ruolo sia dell'allenatore che della società nel mantenere l'equilibrio. Alessandro, tra l'altro il Verbania, poi la comunicazione ufficiale ci sarà nei prossimi giorni, no? In ballottaggio per questo famoso premio della Federazione della Lega Nazionale Dilettanti, dei 35.000 euro per il maggior numero di giovani impiegati. L'altra squadra in ballo era l'Imperia, che però è retrocessa, quindi non può prendere premio. C'è un testa a testa, mi sembra, con la Folgore Karatese, Non lo so, so che avevo sentito e letto che eravamo primi in Sì, però questa. forse. Le ultime notizie pare che la Folgore Karatese nelle ultime giornate ha fatto giocare 95-96 e forse addirittura si è balzata in testa alla speciale classifica. Non Questo so però verrà questi. ufficializzato nei prossimi giorni. Domanda non cattiva perché non è cattiva, però un pizzichino sì. Quanti di questi ragazzi secondo te possono rigiocare in serie del prossimo anno, Alessandro? Ma penso che, dato che c'è la norma dei giovani, no? Per cui tutti quelli del Verbania sono del Verbania e per cui penso che, stando a Verbania, possono tornare a giocare, perché la categoria c'è, ritornare a giocare nel Verbania. E gli altri di via 92-93 sicuramente con una salvezza del genere, essendo giovani, troveranno sicuramente posto in categoria di Serie La D. partita a cui sei più legata, legato tu e poi lo chiedo anche a Massimo nella Ma stagione. io, guarda, per me tutte, quella di Colchieri, l'ultima Colchieri, al di là della qualità di gioco, ma c'era proprio il pubblico che ci ha spinti verso la salvezza, per cui il pubblico di Verbania, sia la gradinata che la tribuna domenica, ci hanno proprio incitato, soprattutto secondo, già il primo tempo, ma soprattutto il secondo tempo, e ha fatto fare un qualcosa in più a tutti, e per cui l'ultima, diciamo. Massimo, invece, qual è la partita che ricorda con più piacere della cavalcata Beh, del Bordeaux? sicuramente lo scontro diretto del 25 aprile a Bellinzago è stata una partita emozionante sotto tutti i punti di vista e poi risolutiva per noi, quindi tante volte ci siamo trovati a vedere degli spettacoli e poi magari tornare a casa con l'amaro in bocca, no? Stavolta invece abbiamo raccolto il punteggio pieno dopo aver rischiato di perdere a un quarto d'ora dalla fine, eravamo ancora sotto di un gol, invece i ragazzi hanno continuato a macinare gioco e sono riusciti a sfruttare come magari altre volte non si era riuscito le occasioni, perché stiamo vedendo ad esempio il
gli scontri diretti che abbiamo perso in casa con l'Agrigento Sporting. Sporting, che sicuramente sotto l'aspetto del gioco e delle occasioni avevamo portato a nostro favore, ma poi ci aveva visto uscire sconfitti, quindi è stata una partita che ha ripagato di tante amarezze anche l'anno scorso ai playoff, che abbiamo perso in Valle Sturla, quindi sembrava sempre che non fosse mai il nostro turno, invece questa volta la compattezza del gruppo ha portato un risultato storico che è stato costruito giorno per giorno, ma soprattutto in quell'occasione. C'è stata domanda ancora per tutte e due, è chiaro che il gruppo è importante, sono tutti sullo stesso piano, però vi chiedo se c'è un giocatore a Borgomeno Verbagna, cardine, simbolo, che ha dato qualcosina in più anche magari nello spogliatoio, Massimo e poi Alessandro. Ma sicuramente è stata fatta una scelta quest'anno di portare due giocatori degli anni 70, perché è un 70... Quasi tuoi coscritti, Quasi, sì, hanno giocato con me, quindi conoscevo la professionalità, l'impegno che ci mettono sempre, cosa potevano dare, cosa che ci è mancata gli anni scorsi. Sono ragazzi che non eccedono mai, ma comunque possono dare un esempio ai tanti giovani. Forse questo è l'aspetto che si sta perdendo di più con queste regole dove c'è l'obbligo dei giovani. Le società sono costrette ad andare sui giocatori sempre più giovani e si lasciano smettere dei giocatori che a una certa età sono nel fiore delle esperienze e possono dare tanto. Quindi è stata fatta una scelta, secondo me, azzeccata nel prendere bandiera alle Brizzi, che hanno saputo dare, a parte l'aspetto tattico, tecnico in campo quando giocavano, ma soprattutto un aspetto di esperienza, di professionalità e di dedizione nel crederci sempre e di equilibrio, perché comunque quello serve sempre. Poi devo dire che ogni ragazzo, anche chi ha giocato solo un minuto, chi è stato aggregato dalla Juniores, ha dato il suo contributo nel creare questa vittoria. Uno su tutti, vorrei dire che in questi anni magari da chi, non so per quale motivo, continua a sostenere alcune tesi, abbiamo un portiere 94 che sembrava fosse, ritenevano che giocando col portiere giovane non si poteva vincere il campionato, e devo dire che è sempre stato uno dei migliori, ha contribuito in maniera decisiva, e questo è il motivo per il quale dedicherei soprattutto ai giovani questa vittoria, e quindi ci togliamo anche delle soddisfazioni lunghe 3 anni. Ale? Ma sono tutti giovani, per cui diciamo che a livello di curriculum, di persona, i due tra virgolette vecchi, Pansera e Pioletti, sono quelli che hanno trascinato con loro esempio, la loro determinazione, la loro professionalità, tutto il gruppo, tutti nella stessa maniera, loro due a livello proprio di spogliatoio hanno fatto valere la loro professionalità. Vi dico il mio giocatore simbolo di Borgomeno Verbagna, il giocatore secondo me simbolo di Verbagna quest'anno è Francesco Viscomi, perché comunque per il rapporto che c'era prima, cioè nel senso che comunque apparteneva anche al vecchio gruppo, ha deciso di rimanere a Verbagna e ha fatto benissimo nella seconda parte della stagione con la fascia anche di capitano che spesso gli hai dato, Alessandro. E a me è un giocatore del Borgomanero che piace tantissimo, l'ho detto qui, è D'Onofrio, cioè secondo me è l'esterno più forte del campionato a mio giudizio, Massimo. Beh, sicuramente, poi non possiamo dimenticare Banega, Spiraccini, che nell'ultimo mese è stato determinante, Zenga ha fatto 20 gol, già Leonardo è sempre stato determinante in questi anni, veramente ogni giocatore ha dato tanto. Ma io penso che Francesco, come l'ho detto il primo giorno, può ambire a fare una categoria sopra. Perché ha fisico, ha visione di gioco, intelligenza. Era per età il secondo capitano, perché Andreulo era più vecchio, però ha dimostrato in campo di valere almeno una categoria, meno che di provare una categoria in più, poi dopo deve farla, però sicuramente con la tranquillità della maglia da titolare che ha avuto quest'anno ha dimostrato di starci bene. Ecco, prima di dirci un servizio riepilogativo del Borgomanero e della figura di Giampiero Erbetta, tutte e due chiedo, abbiamo detto dei giocatori, abbiamo detto del gruppo, abbiamo detto della forse l'uomo più incisivo, no? O degli uomini più incisivi, vi chiedo invece chi fuori dal campo ha dato quel sostegno
fondamentale, se c'è qualcuno, Alessandro, poi ma io intendevo i giocatori, intendevo a livello non tanto tecnico, ma a livello proprio di anche come età, erano i due più vecchi, per cui dicevo non della squadra, no, per rispondere alla domanda di prima, okay, no? Perché non era una domanda, una risposta tecnica, ma una risposta di età. Per quanto riguarda fuori, sicuramente quando sono arrivato io è arrivato il signor Pedretti. Arrivando il signor Pedretti ci ha sempre seguito, ha portato tranquillità, ha portato esperienza, ha portato storia e per cui ogni settimana, ogni domenica era lì presente, è stata una figura molto importante per me e per penso tutti i ragazzi. Quando sono arrivato ho trovato, devo ringraziare il patron e la presidentessa che mi hanno chiamato e mi hanno dato questa possibilità. Una persona esterna che poi è diventata interna è stato signor Pedretti, che sicuramente poche squadre hanno. Sì, poi vedremo quello che succederà, perché scorsa settimana, martedì, ha annunciato che ritiene conclusa la sua missione a Verbania, no? Per quanto riguarda appunto il suo obiettivo, che era quello di salvare la società. Vedremo se ci saranno spazi per un eventuale accordo per un suo ingresso importante in società. Queste sono cose che sicuramente verranno sviluppate da chi di dovere nelle prossime settimane. Credo che sia innegabile, come hai detto Alessandro, quello che comunque il signor Pedretti ha fatto per il Verbania quest'anno, proprio come figura in un momento tormentato. È stato proprio individuato, io credo, anche da voi, nello spogliatoio, nel gruppo, dalla squadra, come un garante, tra virgolette, non so se sei d'accordo. Sì, lui, la storia del Verbania è stata, ha fatto il presidente, per cui è una figura che ci ha sempre dato una mano anche morale, tenendo conto che io a Verbania ho trovato una società ben strutturata, poi quando è arrivato anche il direttore Gonzaga, che penso che a Verbania da tanti anni, forse il tema di Pedola, che non arriva un direttore con un certo curriculum di quel genere, perché ha fatto già campionati di C e professionisti. E ho trovato una società che mi ha fatto lavorare per bene, non mi è mancato niente, a partire dalla presidente, dal patrone, da tutti l'ambiente del Verbania, cioè gli addetti, i lavori. Proprio che mi facevano lavorare in modo tranquillo, per cui io ho trovato una situazione, da quando sono arrivato io, tranquilla per lavorare. Infatti ci sono stati risultati con una squadra di ragazzi. Massimo? Ma è una cosa che bisogna dire, al di là della persona, che c'è un'idea di fondo e a cui hanno aderito tutti, quindi c'è uno staff tecnico e uno staff organizzativo dirigenziale che lavora tutto in maniera coordinata sulla passione per il calcio, sulla voglia di fare qualcosa di importante. È stato fatto tanto anche sul settore giovanile, quindi devo dire grande merito allo staff, a Fassoli, a Martino Sassa, a Minniti, e non vorrei dimenticare altri, ai massaggiatori, eccetera, perché comunque è la condizione necessaria, anche se poi non sufficiente, per ottenere un risultato così importante, perché poi vincere è difficile in tutte le categorie, ma in questa soprattutto, e quindi devo dire che un plauso, ma soprattutto alle persone che hanno lavorato, che magari sono dietro le quinte e non si vedono mai, che comunque giorno dopo giorno si presentano al campo, fanno tanto per uno sport che in questo momento è un po' in agonia. E quindi avere delle società, delle persone che spendono ancora il proprio tempo, fanno dei sacrifici, fanno fare dei sacrifici ai propri familiari per poi mettere in campo uno spettacolo che la gente comunque apprezza, perché sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto dell'attaccamento, comunque a Borgomanero la squadra è ancora un punto di riferimento, anche se poi non abbiamo un seguito come quello di Verbania, la città segue, la città è stata molto vicina alla squadra, c'è molto entusiasmo e questo penso che sia il punto di partenza per la prossima annata. Ecco, poi parleremo anche del futuro. Chiedo invece quale può essere stata una criticità e l'aspetto su cui deve lavorare per il futuro, sia il Borgomanero che per il Verbania. Massimo, inizia tu. Sicuramente le basi sono state buttate, c'è un discorso che va sviluppato attraverso i veri interpreti di questa società, e quindi quello che è stato il risultato di quest'anno penso che sia già un buon viatico per il futuro. Ale. Ma io sono arrivato, sono l'ultimo arrivato a Verbania e
Sicuramente non conosco ancora tutto, infatti mi sembra strano che in questi mesi la gente parlava dei fatti del Verbania stando al di fuori, li sapevo già poco io che ero dentro, figuriamoci quelli fuori. È anche il bello, no, del Verbagna in Sì, questo senso, perché anche bello comunque però, è una costante del calcio quella, è un no? dato di fatto che ho notato. Comunque sia, sicuramente c'è da migliorare, però cioè già gli anni prima Verbania avevano raggiunto obiettivi per cui avevano lavorato bene e per cui ci sarà da migliorare, aspetto tecnico, aspetto delle strutture, sicuramente migliorare le società, c'è sempre da migliorare, però insomma mi sembra che erano già abbastanza avanti. Andiamo dunque a vedere adesso un servizio scritto dal nostro Gianluca Trentini che ci ripercorre un po' la carriera di Giampiero Erbetta. Pioveva ieri sul comunale, pioveva a Castellamonti 17 anni fa. Il triplice fischio, le braccia alzate al cielo, la festa. Il Borgomanero torna in Serie D, torna a vincere un campionato, uno dei personaggi più accattivanti e competenti del nostro calcio. Giampiero Erbetta, appunto, 17 anni dopo il suo ultimo successo in panchina con il Verbania in Eccellenza del 1996. Ha vinto un campionato difficile, battendo in extremis lo Sporting Bellinzago di Emiliano Bigica, che 365 giorni dopo il successo di Verbania non solo perde il campionato, ma perde anche la panchina. Giampiero Erbetta, classe 1954, giocatore di quelli tecnici coi piedi buoni. Un infortunio lo porta via dai campi, ma non dal calcio. Non può più giocare, ma il salto in panchina è cosa attesa, naturale, quasi scontata. Fa esperienza nelle giovanili del Borgomanero, ma il primo successo arriva nel 1986 con il Dormelletto, portato in promozione, che è poi l'eccellenza di adesso. Poi l'Iris Borgo Ticino e ancora il Borgomanero. Nel 1990 lo richiamano i Manzetti nella nuova e ambiziosa Iris Oleggio in promozione, campionato vinto e promozione in interregionale. Nel 1993 ottiene il patentino da professionista a Coverciano e passa ad allenare la Sparta Novara dei Tarantola in Serie D. Dopo 2 stagioni a Novara, Erbetta si ferma per problemi di salute che supera brillantemente. L'occasione del rilancio arriva nel 1995, quando arriva la chiamata di Luigi Pedretti e Cesare Butti per allenare il Verbania. Saranno anni importanti nei quali allo stadio di Via Farinelli si vedrà un bel calcio e risultati di grande spessore. Nel 1996, nonostante il 4-1 patito a Castellamonte, arriva il successo in Eccellenza e la promozione in Serie D, con 2 annate successive che vedono i biancocerchiati nelle primissime posizioni di classifica, compreso il terzo posto del 98. Sembra dover lasciare il Lago Maggiore e invece rimane a Verbania anche con la presidenza Resta. Non sarà fortunato il torneo 98-99 e terminerà con un esonero amaro. È il momento di tornare a Borgomanero, neopromosso in Serie D. Sono anni di bel calcio e arriva Lagonia, un'escalation che porta i rossoblù sino ad alte zone in classifica della Serie A dei dilettanti. Erbetta non è più solo lo zonista, diventa l'anima del club. Tutto sembra debba terminare con il salto tra i professionisti che pare cosa fatta nella stagione 2003-2004. Un borgomaniero fortissimo scappa, ma il casale di Iacolino piano piano mangia tanti punti e vince il campionato. Ai playoff il Voghera cancella il sogno di Erbetta, portare la squadra della sua città in Serie C2. Il colpo si fa sentire e il mister diventa direttore generale dei rossoblù. C'è qualche problema di troppo che porta alle dimissioni del dicembre 2008. Carriera finita? Nemmeno per sogno. Messa da parte la nausea, ecco una chiamata motivante. Lo cerca il suo ex portiere Massimo Macchi, direttore sportivo del Mezzo Corona in Lega Pro. Detto fatto, il Mezzo Corona si salva e la coppia Macchi-Erbetta si ributta a capofitto nel Borgomanero. Il resto è storia recente. 2 playoff andati male e il successo di ieri, 17 anni dopo il 1996, 9 anni dopo la C2 volatilizzata del 2004, 5 anni dopo le dimissioni del 2008. Dunque questo servizio appunto di Gianluca Trentini, ti è piaciuto Massimo? Hai percorso in maniera fedele, direi, no? Beh, quello sì, da quando lo conosco io è impossibile non riconoscere la professionalità e la passione che mette nel calcio. Devo dire che è un allenatore che personalmente mi ha insegnato a guardare il calcio in una maniera che conosco e secondo me ha insegnato a tantissime persone quello che è il calcio. Avrebbe potuto farlo anche, potrà farlo anche in categorie superiori, Forse anche perché meglio. ma Poi lo chiediamo anche sicuramente Alessandro. in 20 anni di calcio non ho mai, pur avendo avuto degli allenatori che allenano anche in Serie A, non ho mai potuto notare un allenatore che migliorasse così tanto individualmente i giocatori. Tanti allenatori bravi sotto l'aspetto tattico, tecnico, ma che potessero migliorare singolarmente i giocatori, effettivamente è il migliore, quindi
ha fatto un lavoro strepitoso a mezzo corona salvando la squadra in un mese e mezzo, e gli viene riconosciuto universalmente questa cosa, e quindi veramente una persona a cui tante persone devono dire grazie, e anche personalmente tutta la società deve dire grazie a questa persona, perché è veramente l'anima. Alessandro, da collega di Gian Piero Alberta? Beh, penso che il servizio rispecchi la sua carriera, per cui è l'inizio della carriera del direttore. Sicuramente mi devono da mangiare una cena, perché da quando siamo andati a mangiare tutti e tre insieme hanno vinto il campionato. Però la prossima volta la svegliamo, Erpetta non mette più le scarpe di camoscio per andare a Lusentino, no? Sì, infatti... è il mister che ci ha portato su in alta montagna dopo la nevicata. Noi eravamo vestiti da merini, siamo tutti comunque scendere con le scarpe sporche. A livello tecnico, quello che ha spiegato il direttore di Erbetta, penso che siano la disamina giusta, il miglioramento dei singoli. Sì, vai Max. Basta guardare il sito del Borgo Manero per vedere come negli anni in cui ha allenato il mister siano passati tanti giovani, dai dilettanti ai professionisti, anche giocatori che militano in Serie B e in Serie A. Quindi l'evidenza dei fatti che dà merito a una persona che veramente ha fatto del calcio la sua vita e rende possibile a alcuni giocatori di potersi esprimere in questo sport. Prima di pensare al futuro sia di Verbania e Borgomanero, si gioca ancora, no? Detto che Gozzano si è salvato, lunedì prossimo avremo Paolo Zirafa per parlare anche della stagione del Gozzano. Abbiamo detto che ieri Borgopara ha battuto la Greville 3-0, ci saranno i playoff tra Sporting e Borgopal. Lo Sporting ha cambiato allenatore, via Emiliano Bigica, soluzione interna con Roberto Cretaz. Come giudicate voi questa scelta della scorsa settimana, Massimo e poi Alessandro? Giudicare non mi permetto, perché assolutamente mi auguro che il Bellizzago possa andare avanti sinceramente per avere magari un'altra squadra nei derby di Serie D del prossimo anno, quindi un grosso in bocca al lupo al Bellizzago, per cui nutro una simpatia particolare sia per i giocatori, molti ex, che per i dirigenti. Anch'io non conosco le problematiche che sono successe, per cui non posso esprimere, ma spero che anche loro riescano a salire in categoria, come diceva. Okay, guardiamo un po' oltre, no? Un campionato di Serie D con Gozzano, Borgosesia, Verbania, Borgomanero, magari lo Sporting Bellinzago, magari qualche Lombarda, farebbe gola un po' a tutti, no? Sappiamo che sarebbe uno spettacolo nello spettacolo, Alessandro, poi Massimo. No, infatti c'è da sperare che più squadre della zona importanti, come può essere lo Sporting e altre che stanno lottando, vengano su, così il campionato è racchiuso, tifoserie, campanilismi, è sempre più bello queste cosettine qua. Massimo, il Borgomanero giocherà sabato, no? Possiamo dirlo? Ma non ancora, però non la è ancora ufficiale, intenzione. Sicuramente anche in questi anni si è cercato il più possibile di giocare al sabato, sia per un discorso di visibilità, sia per un discorso veramente di dare un'opportunità in più al calcio. Questo è il mio augurio, anche per si è lavorato tanto anche sotto questo aspetto Borgomanero, per cercare di creare anche con gli altri dirigenti di altre società i presupposti per fare del bene al calcio, non essere solo uomini di società, ma essere uomini di calcio in tutto e per tutto. In tanti dicono, l'ho detto Gian Piero Erbetta, che per il Borgomanero sarà più facile fare la Serie D rispetto all'eccellenza, perché forse Gian Piero tu potete sfruttare anche i buoni rapporti che ci sono con società professionistiche per avere quei giovani, tanti lo dicevi anche prima, per poi lanciarli. Insomma, Borgomanero è stata fucina di talenti negli ultimi 6-7 anni. Ma questo è indubbio, quindi penso che anche per i giovani che scelgono venire a Borgomanero sicuramente è un'opportunità importante, perché si basa soprattutto su un discorso collettivo di gioco e di miglioramento individuale. Quindi le società che possono sfruttare questa competenza del tecnico sono sicuramente tante, lo speriamo tanto. Poi sul fatto che sia più facile stare in Serie D che vincere l'eccellenza da una parte è vero, poi saranno i fatti che devono dar ragione. Ti chiedo, poi lo chiedo Alessandro, del nucleo di questa squadra, a tuo giudizio Massimo, quanti potranno farne ancora parte il prossimo anno? È chiaro che è ancora il tempo dei festeggiamenti, è giustamente giusto che, scusa il gioco di parole, che a Borgomanero si festeggi per questo traguardo storico che mancava da anni, e un campionato lo si vinceva da 52 anni,
però ti chiedo nella costruzione della squadra, cosa che spetterà a te insieme a Giampiero, quanti giocatori a tuo giudizio devono essere cambiati per ottenere l'obiettivo che immagino per il primo anno sarà quello della permanenza in categoria? Ma è difficile dirlo, c'è un discorso di giovani che vincola tanto sulle scelte, però devo dire, per essersi meritata se la sono meritata veramente tutti, quindi poi a livello individuale ognuno prenderà le proprie scelte. Ok, sei ancora nella fase dei festeggiamenti, giustamente, non vuoi rovinare l'idillio con i tuoi giocatori. È la verità. Non ci credo. Alessandro, invece, guardiamo al futuro. Io ricordo un mesetto fa che avevo trovato un articolo sulla Stampa in cui veniva confermato Alessandro Oliva ufficialmente sulla panchina del Verbania. Oggi è il 7, no, quanti ne abbiamo oggi? Non mi ricordo nemmeno. 6 maggio. Aia, no, me lo ricordo. Aia. No, me lo ricordo benissimo perché il giorno infatti, dopo. Abbiamo visto. No, te lo spiego perché. Me lo ricordo benissimo perché è il giorno dopo il 5 maggio. Insomma, da Juventino il 5 maggio mi è bastato fare un passo indietro per ricordarmi. Hai fatto di tutto per arrivare lì, guarda, incredibile. Bravo, bravo. Dicevo, Alessandro, possiamo dire che Alessandro Oliva è il tecnico del Verbania per la prossima stagione? Se mi mandano via, sì. No, no, sono stato confermato, sono contento, non abbiamo parlato di niente, fa piacere perché mi hanno confermato 2 mesi fa quando era tutto in discussione, per cui sono molto soddisfatto. D'altronde stare a Verbania, dove sono stati allenatori importanti, mi fa piacere, e però dobbiamo ancora metterci dietro, discutere, parlare di tante cose, per cui. Ecco, rinnovamento parziale o totale? È questo che intendo dire. A tuo giudizio, cioè nel senso. Ma penso che è un discorso comunque legato ai giovani, perché ci sono i giovani della società, staranno in società, perché sono stati confermati tutti. Lui ha detto, per me dovete stare qua tutti. Poi però c'è quello che viene da via, quello che magari cambia squadra, quello che vuole, magari esce dall'età, tante cosettine da vedere, perché le squadre le costruisci guardando allora, l'età. Ti faccio un'altra domanda, ti chiedo, sì. Dipendesse da te, da chi ripartirebbe, dimmi 2 giocatori del Verbania, io, di Oliva, della prossima stagione al 100%. Io mi devo trovare col direttore e la società, e lì. Però spenderai delle parole per 2 giocatori. Sicuramente, io ho portato qua Pioletti e Pansera. Pioletti e Pansera, per me, se li ho portati qui è perché uno ha lavorato con me tanti anni, l'altro l'ho avuto anche in Lombardia. Ma lo fai giocare da attaccante, Pansera, come quello ieri, che ha fatto gol su rigore, o da portiere? Ieri l'ho fatto giocare da attaccante, ed è una cosa che non è stata messa lì per caso. L'abbiamo provata tutto l'anno e il ragazzo ha fisico, idea, i piedi per fare la categoria. Questa, da attaccante. Come portiere, il curriculum parla chiaro, ha fatto la A, ha fatto la B, ha fatto la C. Per cui sicuramente può anche giocare fuori. È un jolly. Quando l'ho preso a Sesto, che si era rotto Magnoni, gli ho detto al presidente: l'attaccante lo mettiamo in porta, perché io lo conoscevo già anche come calciatore fuori. Per cui. Massimo, tu non hai mai pensato, quando giocavi in porta, gli allenatori, cioè i piedi, c'hai 2 ferri da stiro con i giocatori, non ti hanno mai, i tuoi allenatori non hanno mai detto vai a giocare fuori? No, ho già i miei problemi a giocare in porta, figurati. Sì. Mi potevo sognare di giocare fuori. Sei troppo modesto, dai. sì, la verità. Un'ultima cosa vi chiedo prima di salutarvi, anche il discorso del settore giovanile, no? So che sia il Verbania che il Borgomeno ci tengono molto. Correggimi se sbaglio, ieri c'è stata la partita decisiva per il primato con della SD Borromeo Vergante e Borgomeno VCO, sconfitta per 2-1 contro l'Agrevi, che però non pregiudica nulla perché la squadra è già qualificata per la fase successiva. Un progetto di rapporto di collaborazione con la Juventus, insomma. Anche qui le cose in grandi si sono fatte. Si sono fatte tante cose, sicuramente si potranno fare ancora meglio. Il prossimo anno contiamo di avere il settore giovanile agonistico come Borgomanero, sfruttando anche le strutture di Borgomanero in maniera più intensa, però devo dire che i risultati sono stati molto positivi. 98 sono stati in testa al campionato, poi ieri hanno perso 2-1 ad Aigreville, faranno le finali, quindi anche le altre squadre. Abbiamo veramente dei giovani interessanti che tutti ci contendono, quindi spero che rimangano con noi, facciano ancora un percorso che abbiamo iniziato e che dà l'opportunità ai ragazzini fino
alle categorie agonistiche di essere un polo per la Juve, e quindi molti giocatori già dal prossimo anno che sono stati segnati quest'anno andranno a far parte del settore giovanile della Juve, ed è un grosso risultato in questo momento in cui investire per il settore giovanile ha bisogno di molto coraggio e di lungimiranza, quindi si lavorerà ancora in questo senso. Per me fa rispondere anche Ale su questo aspetto, ti chiedo, i rapporti con Accademia Borgomanero, Junior Borgomanero come sono? Qualcuno dice tante tre squadre a Borgomanero, io rispondo che a Verbania ad esempio ce ne sono addirittura quattro. Ma diciamo che questo accordo fatto con il Borromeo Vergante l'anno scorso, che è diventato team VCO, quindi ha allargato il bacino d'utenza fino ad arrivare alla Val d'Ossola, eccetera, ha consentito di collaborare con molte più realtà e di decongestionare anche i campi di Borgomanero. Quindi c'è secondo me la necessità è una cosa che ho sempre, da quando sono arrivato, ho sempre cercato di imporre anche agli altri, quello di dover collaborare, perché comunque è un'esigenza al di là dei personalismi, degli spazi che vuol trovare ogni dirigente. Quindi siamo sempre stati disponibili e ogni anno a Borgomanero abbiamo messo un pezzetto, partendo da zero abbiamo messo la juniores, gli allievi, e quindi il prossimo anno faremo tutto il settore agonistico, collaborando con il team VCO Borromeo, che comunque ha lavorato, si può ancora migliorare, ma ha lavorato veramente bene. Questo è un punto di partenza importante. Poi con la Junior Borgomanero, che fa la terza categoria, è la prima con la nuova squadra che hanno fatto quest'anno, che hanno giocato sullo stadio di Borgomanero e con la quale condivideremo anche il prossimo anno il centro di Santa Cristinetta, per come sono i programmi. Devo dire che c'è un'ottima collaborazione, perché alcuni giovani che venivano fuori dal loro settore giovanile quest'anno hanno fatto parte della nostra prima squadra come Francoli e hanno potuto sfruttare questo centro di Borgomanero. Certo. Quindi assolutamente. Ma io una delle motivi che mi ha fatto molto piacere venire qua è proprio perché sia il patron che la presidente, Marco Magni, Cristian Cavalli, che sono addetti al settore giovanile, gli interessa molto il settore giovanile, dato che a me è sempre piaciuto lavorare con i giovani, per cui mi sembrava proprio di venire in un posto perfetto per la mia idea di calcio. E infatti con loro ho seguito tutto il settore giovanile, e in più è arrivato anche un direttore che del settore giovanile ne fa il suo cavallo di battaglia anche all'estero, anche dall'altra parte del mondo, perché ha dei giocatori anche in Argentina, e per cui il fatto che la conferma per l'anno prossimo, il fatto di curare anche il settore giovanile, il fatto di fare un camp, che adesso facciamo un camp con il mio preparatore atletico Gualtiero Venza, che mi segue sempre ed è l'artefice anche lui di questa salvezza, unito a Morigia, che hanno sempre fatto il camp a Verbania, facciamo il camp per i giovani che inizierà a giugno, e per cui il discorso giovani mi ha fatto proprio sentirmi a casa qui a Verbania, proprio per questi motivi qua. Volevi aggiungere qualcosa, Massimo? Pensavo volessi andare a rispondere al telefono, perché mai... No, ma non si è sentito. Per complimenti per la suoneria, che è insentibile. No, per sottolineare il fatto come non deve essere tanto un'esigenza quella di far giocare i giovani, ma deve essere proprio una convinzione quella di potergli dare fiducia e ottenere risultati. Quest'anno abbiamo fatto esordire anche dei giocatori del 97 che sono una risorsa per il nostro settore giovanile. Il 98-97 hanno l'opportunità di allenarsi con la prima squadra e quindi di carpire, al di là del discorso tecnico, anche quelle piccole malizie che i giocatori più grandi possono trasferire. Quindi lavorare sui giovani vuol dire soprattutto dargli fiducia e dargli la possibilità di crescere, e questa è la cosa. Non devono essere solo merce di scambio, certo, per gli allenatori, piuttosto che una risorsa per le società che fare numeri. Bisogna fare qualità, e si può fare qualità anche guardando alla quantità, quindi dare a tutti l'opportunità di crescere. Tanto ricordiamo che il Verbania organizzerà a fine maggio e primi di giugno il Memorial Montani con tante squadre, quindi sicuramente ne parleremo anche diffusamente. Penso che sia uno dei tornei a livello giovanile in Italia, diventerà uno dei più importanti, perché solo Gonzaga e il Verbania poteva arrivare a tanto, portare squadre da tutto il mondo di 96, che sono quelli che hanno poi esordito
già con me in categoria, e i loro vecchi sono quelli del 91, e per cui Torneo Montani è una cosa che prenderà molto piede. Assolutamente. Io ringrazio Alessandro Oliva. Sì. Grazie Alessandro. Grazie e complimenti a Marco Mozza. Ok, è vero. Ha vinto con la Synergy. Bravo, che non avremo perché lavorava, avremo il direttore generale Ghizzardi, appunto, di Pizzardi della Synergy nella seconda parte. Grazie a Massimo Macchio, in bocca al lupo ovviamente per il futuro. Mi aggiungo i complimenti a Blasiotto Simone, che è mio ex compagno, presidente esatto, della Synergy. Pizzardi. Abbiamo chiuso il cerchio e fatto i complimenti alla loro passione. Assolutamente. Dunque, adesso pubblicità, poi seconda parte di Dilettanti per Dire, dove parleremo tra l'altro proprio anche della Synergy. A tra poco. Grazie. Seconda parte di Dilettanti per Dire, come vi ho anticipato prima, dedicata a promozione prima e seconda. Vado a presentarvi gli ospiti, anche se anche questi vi ho già anticipati. Un rilassatissimo Matteo Fornara, dopo due giorni di vacanza per lui, perché sabato era al mare con la famiglia. Ciao Matteo. No, rilassatissimo per niente. Ciao. Eri più teso per l'Open Day di Ispra sabato o per Casteltese Omeglia di domenica? La verità? Non c'è paragone, lo sai, la risposta la sai. Omeglia Casteltese? Certo. Ok, però adesso sei contento, rilassato. 7 giorni, come li vivrà l'Omeglia Sportiva questi 7 giorni? Ah, abbiamo una serie di iniziative già questa settimana. Io personalmente vado in Spagna mercoledì mattina, torno sabato sera tardi, quindi non vivrò niente e sono abbastanza contento di questo fatto perché siamo abbastanza tesi, diciamo. In fibrillazione? Molto. A proposito di fibrillazione, ci cioè sono i defibrillatori obbligatori, visto la situazione? Mi sa che dovremmo portarli già su domenica al campo. Insieme a Matteo Fornara, un'altra persona sicuramente contento, Pizzardi della Synergy, che ha vinto ieri il campionato nel ruolo di direttore generale, quasi, non dico nuovo, però per chi come te ha fatto per tanti anni l'allenatore, che emozione è stata? Ma ti dirò che non credevo di essere così coinvolto, invece mi sono trovato in una situazione particolare, l'ho vissuta bene. Fra l'altro io ieri non ero al campo a Pieve, sono andato per scelta a vedere Montecrestese e Primosello, perché eravamo in contatto per i risultati, e mi sono accorto di soffrire parecchio. Per la prima volta forse ho visto una partita di calcio senza capire come erano gli schemi delle squadre in campo. Ero talmente teso sul risultato che mi sono proprio... Ci sei focalizzato, però ti chiedo, insomma, l'abbiamo detto anche ieri sportivamente, poi vedremo anche le immagini della festa, una squadra da Synergy che era partita forse con i favori del pronostico, no? In estate, senza il forse, perché giocatori importanti, Di Palma, Calloni, certo. Un progetto con Blasiotto alle spalle, con un tecnico... E poi ti chiedo quanto è stato importante il tecnico, magari qualcuno diceva ma è un neofita, non ha mai allenato, e invece ha dimostrato di essere veramente molto molto bravo Marco Mozz. Quanto c'è di lui in questa vittoria? Ma io credo che ci sia moltissimo, Marco è sicuramente una persona fantastica in senso generale proprio, fra l'altro lui quest'anno ha fatto anche il patentino, e se non lo sapete ha vinto proprio sui 40, è stato il primo. Sì, ce lo diceva prima Alessandro Oliva. È una cosa particolare, veramente capace, in grado di capire, fra l'altro è un psicologo dello sport, quindi ha molte attitudini particolari, io credo che possa allenare anche più avanti, pian piano. Lui ha avuto... È confermato, no? L'anno prossimo? Ma da parte nostra sicuramente sì, sarà lui che dovrà scegliere se rimanere ancora o meno. Cioè la Synergy non è che si guadagni molto, quindi non so cosa farà. Anche perché, apriamo non una polemica, apriamo una ferita, diciamo una ferita. Metà budget della Synergy, se non vado errato, io non voglio fare i conti in tasca a voi, però credo che vada nell'affitto del campo di Baveno, perché voi siete una squadra di Verbania, ma non giocate a Verbania. Sì, no, per esattezza non va nell'affitto del campo di Baveno, va nell'affitto dei campi. Sì. Cioè noi ci alleniamo a San Francesco, su sintetico, in una situazione bellissima, fra l'altro abbiamo fatto questa scelta e spendiamo comunque parecchio. Diciamo che fra le due situazioni, San Francesco e Baveno, spendiamo più di 7.000 euro. E abbiamo un budget di, adesso faremo i conti, avremo speso 13.500 euro in tutto. L'anno prossimo non c'è commissario adesso a Verbania, però un appello immagino che lo lanciate già. Sicuramente cercheremo di fare il meglio possibile in questo senso, sicuramente cercheremo ancora di non retribuire i giocatori, cercheremo di fare un discorso particolare, perché penso che bisogna andare in questa direzione un po' dappertutto, perché è sempre più difficile. Questo lo faremo sicuramente, se riusciremo ad avere uno scenario migliore magari in città saremo anche contenti, però chiaramente non spetta a me adesso dire queste cose, è prestissimo. Certo, c'è ancora l'eco della festa, poi ripeto, certo, vedremo le immagini. Matteo, invece noi abbiamo fatto un servizio a te giornale 2 settimane fa, perché ogni volta che vieni, poi parleremo del tecnico, perché insomma ieri ha ottenuto una vittoria fondamentale dell'aspetto tecnico,
Però c'è sempre, 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 mi sono quasi stufato, ha ragione Cominoli, perché Cominoli ha detto tornerò a vedere Nomegna quando verrà fatta questa benedetta tribuna. Ah beh, ma... Visto che stavamo parlando di situazioni legate alle strutture, sì. Anche lì... Beh, noi qua non è più mistero perché tra l'altro è anche uscito sui giornali, anche in televisione, noi abbiamo presentato un progetto per la ristrutturazione della tribuna, farla regola, norma per, in tutti i sensi, sia per l'accoglienza dei tifosi ma anche per la loro sicurezza. È stato presentato a un bando che è uscito dalla Regione Piemonte sull'impiantistica sportiva. Noi riteniamo che lo stadio di Omegna abbia una valenza che oltre a quella sportiva è anche architettonica e anche proprio strutturale molto importante, e siamo in attesa di vedere se la nostra richiesta verrà accolta. E questo vorrebbe dire dare al campo una visione nuova, moderna, con il recupero di questa tribuna che oramai è chiusa da più di 25 anni, credo, e speriamo. Poi ci sono molti altri lavori che si possono fare allo stadio di Omegna. Riteniamo che gli sforzi della società vadano anche consolidati in questo senso. Voglio farti fare un po' di polemica prima di vederci il servizio Castellettese Omegna. No, vediamo oggi sono tranquillo. Vediamo se ci riesco. Quanto sei dispiaciuto del fatto che non ci sarà più il Torino a Omegna? Beh, no, noi sul Torino anche qui dobbiamo ancora chiudere il discorso dell'anno scorso e quindi è su questa chiusura che balla un po' il fatto di essere positivi o negativi sull'anno scorso. Siamo in attesa anche qui di una risposta definitiva, perché i bandi sono usciti adesso sui grandi eventi per l'anno scorso, quindi vediamo. Per il resto... Non credo che ci fossero le basi, e queste sono state le verifiche fatte per rifarlo l'anno prossimo. Voglio fare un po' di polemica. Va bene così, no, ma per noi va benissimo così, veramente. Il Torino dovrebbe essere ospitato dal Verbania, no? Che credo avrà delle garanzie economiche, quindi siete un po' delusi dal fatto che forse qualcuno non ha dato delle garanzie economiche all'Omegna, al Verbania sì? No, per niente, assolutamente. Io, se si farà Verbania, sarò molto contento del fatto che comunque la provincia mantiene un evento che secondo noi era importante, però te lo dico sinceramente, noi come Omegna Calcio e Omegna Eventi Sportivi, che è la società collegata che ha gestito l'evento dell'anno scorso, da soli non eravamo più in grado di fornire un servizio all'altezza di una società importante di Serie A e di un evento che secondo me ha una grandissima valenza. Ovviamente il momento è quello che è, noi a Omegna non ce la facevamo. Andiamo a vederci allora la partita che forse incanala il campionato di eccellenza verso la collina del Parogno. Castellettese Omegna 0-2, Alex Aromando. La 29esima giornata fatale per l'Omegna l'anno scorso è d'oro per la squadra di Tabozzi quest'anno, che spugna Castelletto e vola in testa alla classifica. Andiamo a vedere le azioni di un primo tempo molto intenso. Al 13esimo Riccardo Guidetti dal limite si libera e calcia, palla fuori di poco. Al 18esimo Pescarolo calcia da fuori, Pedrina non benissimo e Mattioni si avventa sulla palla, calciando la palla alta sopra la traversa, comunque era in fuorigioco. Al 34esimo Bogani dal limite calcia sul primo palo, Vassallo respinge bene. Al 36esimo Pescarolo rientra sul destro, calcia a giro, palla alta sopra la traversa. Al 39esimo Bogani dentro l'area controlla e scarica per Perini, che di destro non trova la porta. Nella ripresa partite equilibrate si sbloccano da un calcio piazzato. Allora al sesto perfetto il calcio d'angolo di Dugnani, perfetto l'anticipo di Bogani che anticipa tutti e di testa trafigge con un gran gol Vassallo per l'1-0. Al ventesimo Appetito rientra verso il centro e di sinistro non trova la porta di poco. Al 29esimo il raddoppio. Bogani calcia al volo dal limite, respinta con le mani da parte di un difensore della Castellettese. Appetito arriva e mette dentro. Si fermano tutti perché l'arbitro fischia, ammonisce per fallo di mano, ma dopo qualche secondo si capisce che il gol viene convalidato 2-0, ma con molti, molti, molti dubbi. Non succede nient'altro, la Castellettese non reagisce, l'Omegna gestisce e finisce così. Omegna batte Castellettese 2-0 e vola in testa alla classifica. Ha sbagliato l'arbitro nella fattispecie, perché se ammonisce il giocatore deve dare calcio di rigore e poi ammonisce il giocatore, non può convalidare il gol e ammonire il giocatore, a meno che non sia cambiato il regolamento, credo. No, qui quello che doveva fare l'arbitro era fischiare e dare il rigore all'Omegna, non l'ha dato, ha dato il gol, un errore, ma comunque noi cosa dovevamo?
prendi, prendi e porta a casa. Giancarlo, poi parliamo con Matteo, che fa i debiti scongiuri, mancano 90 minuti, affronteranno il Varallo e Pombia che non ha più nulla a chiedere al campionato, però è una squadra che ha giocatori che se vogliono possono vincere sempre la partita, anche se io credo che le motivazioni in questo caso facciano sempre la differenza. Immagino che troveranno anche un bel clima domenica Liberazione, quindi lo scherzetto magari lo fai meno volentieri. Giancarlo, ti chiedo, Lomegna merita questo campionato? Io ho detto di sì per il progetto che va avanti da 2 o 3 anni, cioè è una società, una squadra che l'anno scorso sono arrivate seconde, hanno perso il campionato alla penultima giornata in maniera per certi versi incredibile, quindi credo che stiano raccogliendo quanto seminato negli ultimi anni, un po' quello che ha fatto il Borgomanero ad esempio in eccellenza, a mio giudizio, non so se sei d'accordo. Sì, io credo di sì, io non amo parlare degli altri campionati perché se non li segui fai fatica poi a distinguere le cose, a dire delle cose vere, però vabbè, insomma, negli ambienti ci sono, Romania da qualche anno che sta lottando fino all'inverosimile per riuscire a fare questo passo, finalmente ci sono riusciti, forse l'anno che a mio parere forse meno lo pensavo, sinceramente, Invece c'è stato un bel riscontro, hanno lavorato bene, l'allenatore nuovo sicuramente ha fatto bene, il gruppo ha tenuto e infatti sono usciti alla distanza e stanno facendo... Paradossalmente hanno fatto la stessa vostra scelta, cioè nel senso quella di affidarsi a un tecnico nuovo della Nouvelle Vague, magari meno esperto, che arrivava da bozze del settore giovanile, scelta vincente in entrambi i casi, no Giancarlo? Sì, ma io credo che sì, fra l'altro un tecnico nuovo, giovane, come ad esempio io parlo di Marco Mozz, diventa vincente nella misura in cui il tecnico è anche una persona, oltre che intelligente, capace e umile, si sa raffrontare. Io ad esempio quest'anno ho fatto il direttore generale in seconda categoria, vabbè, in altra dimensione, della Synergy, dicendo io non mi occupo assolutamente di problemi tecnici, io non ho mai detto una volta a Marco Mozz fai una cosa invece dell'altra. Marco Mozz però è venuto spesso da me a confrontarsi, a dirmi cosa ne pensi, cosa... E c'è stato un dialogo, fra l'altro Marco Mozz è come se fosse mio figlio, perché lo conosco da tantissimi anni, gli voglio un bene incredibile. Ieri quando mi ha abbracciato a Pieve Vergonte, che sono andato giù da Monte Crestese, piangeva, era emozionato. Cioè, quindi sicuramente è la persona a cui puoi dare tutto il credito possibile, immaginabile. A me piacerebbe lavorare proprio con lui ancora un anno, in una categoria come facciamo la prima, che è un telefono, attimino più impegnativa. Telefono al suocero Antonio Pirazzi, diciamo che è tutto fatto. Vai. Potrebbe essere una bella idea. Matteo Tabozzi, valore aggiunto, io l'ho detto e lo confermo. Anche se all'inizio, perché io sono una persona onesta, come ho detto che per esempio in prima categoria non mi aspettavo che il Piedi Molera arrivasse ai playoff, pensavo che fosse una scelta particolare quella di Tabozzi dopo quello che era successo lo scorso anno, e invece è stata la scelta giusta, è stata, no, potrebbe essere la scelta giusta. Guarda, te lo dico onestamente, non sono assolutamente intenzionato a fare nessun tipo di commento sul campionato dell'Omegna questa sera, ringrazio tutti delle belle parole. Invita il presidente che vuole venire da te nelle prossime settimane a fare un commento sul campionato. Io sono venuto a dire altre cose questa sera. Tabozzi, allora ti lasciamo a finora, casa però, Matteo. No, ho delle cose importanti da dire, ma non queste. Tabozzi sicuramente finora sta facendo delle cose bellissime per l'Omegna Calcio e ha sorpreso tutti, sinceramente, e io sono molto contento, tutta la società è molto contenta, però il commento sul campionato lo facciamo domenica sera. Allora, domenica sera, si spera. Sì, non succede, ma se succede, se dovesse succedere, ti chiedo che voto dai a Tabozzi allora? 10 lode. Io alla 29esima giornata do 10 lode a Tabozzi. E quindi è un voto che vale per il campionato, perché e alla società? Oramai alla società uguale. Io penso che quest'anno la società Omegna Calcio è quella che merita di più quello che sta succedendo. E se succederanno le cose che tutti ci auguriamo domenica, sarà soprattutto la società Omegna, perché io so quanto la società Omegna ha lavorato, e da 3 anni che l'Omegna Calcio non fa un giorno di ferie, anche per il ritiro del Torino che abbiamo avuto per 2 estati consecutive, e ha fatto veramente un lavoro quest'anno, anche come diceva lui, in parte di ridimensionamento da un certo punto di vista, e ciò nonostante i risultati sono migliori dell'anno scorso, perché noi mal che vada siamo secondi, quindi abbiamo il playoff in casa, col pareggio in casa, in una condizione in cui diventando il campionato di eccellenza 18 squadre è quasi garantito, se vinci quel turno di playoff, la serie di categorie, quindi da questo punto di vista già oggi il bilancio è positivo.
Allora, non vuole parlare di bilanci, no. Andiamo a sentirci le parole di Tabozzi, del presidente Vittorio Bellossa e del tecnico della Castelletese Michele Spinelli. Mister Tabozzi, era un campo difficile questo, avevano vinto soltanto Oleggio e Ceversano. Adesso avete vinto voi, la 29esima giornata per l'Omegna è sempre stata è fatale, l'anno scorso, quest'anno è d'oro, adesso è tutto nelle vostre mani. Quanta paura c'è? No, paura no, meno, io non ho paura di niente, però giocare con la pressione, sei obbligato a vincere, non è mai facile. Oggi i ragazzi sono stati bravi, perché quando hai l'obbligo di vincere, di fare il risultato per forza, sapendo che gli altri giocano in casa, non era facile contro un'ottima squadra, perché il Castelletto è un'ottima squadra e l'ha dimostrato, era da tutto il girone d'andata che non perdevano in casa loro. E anche se noi con loro abbiamo sempre fatto bene, sia in Coppa Italia che all'andata avevamo vinto e siamo venuti giù fiduciosi, dico la verità, perché i ragazzi li avevo visti bene in settimana e poi niente, è andata bene, ci vuole anche un po' di fortuna. La fortuna è soprattutto per il secondo gol, magari, perché non si è capito molto. Non l'ho capito neanche io, perché dalla panchina non ho visto bene se era rigore, se ha dato il rigore, se era gol, non l'ho capito neanche io cosa è successo. L'importante è che ha dato il gol poi. I campionati si vincono anche con un po' di fortuna. Certo, certo. Poi siamo stati fortunati. Secondo me poi alla fine si compensa sempre, perché abbiamo pareggiato partite al 90esimo e ne abbiamo vinte al 90esimo, come domenica scorsa. Quindi poi alla fine dell'anno, secondo me, si compensa tutto, ecco. Sono molto curioso di questa cosa. Voglio chiedere, adesso che cosa dirà prima della partita di domenica ai suoi ragazzi? Perché le parole sono importanti, eh? Sì, sono importanti, non ci ho ancora pensato, a dire la verità. Sicuramente gli dirò che non è ancora vinto, perché lavora al Pombiese, verrà su Omegna e non ci ha regalato niente nessuno, quindi sicuramente non vengono su a fare la passeggiata. Quindi la prima cosa che gli dirò è che non è ancora vinto, perché sarebbe troppo, ma non voglio neanche pensarci, non abbiamo ancora vinto, ecco, quello gli dico. Presidente, l'anno scorso la 29esima per l'Omegna era stata fatale, oggi è d'oro, adesso che cosa succede? Adesso succede che domenica speriamo che sia una festa. Io devo solo fare un plauso a tutti, da noi alla società, ai giocatori, all'allenatore, lo staff tecnico e i tifosi, e sperare di domenica vedere Liberazione pieno e poi insomma non c'è niente da dire. L'anno scorso abbiamo provato, capisco e posso pensare il presidente del Ceversano, abbiamo provato noi l'amarezza di essere primi e a una giornata dalla fine di andare secondi, però il campionato non è finito, manca ancora domenica e domenica abbiamo una partita molto dura, però sono contento dei miei ragazzi e sono straconvinto che non hanno bisogno di essere incentivati per domenica. La Castelletese in casa ha perso con le prime tre squadre del campionato, cosa vuol dire? Vuol dire che ci manca quel qualcosa che hanno le altre squadre. Noi purtroppo paghiamo un po' come tabellino la differenza reti, perché se uno va a vedere le reti fatte siamo forse una delle ultime. Eravamo una delle migliori difese, adesso vabbè con questi ultimi due risultati anche lì, però siamo ancora una delle migliori, ma la differenza purtroppo sta lì, senza nulla togliere ai miei giocatori che secondo me bisogna fargli solo dei complimenti, perché arrivare alla penultima e giocarsi ancora la possibilità di andare ai playoff vuol dire che hanno fatto un campionato eccezionale. Matteo, quanto ha giovato l'Omegna, quanto ha giovato all'Omegna il ritorno a non al 100% ma al 70-80% di Bogani? È fondamentale. Nel momento in cui c'è mancato Brunetti perché ha uno stiramento che non si risolve, Bogani è stato determinante, assolutamente determinante. Ieri per me tutta la squadra ha fatto un'ottima prova a Castelletto, perché ancora una volta non abbiamo preso gol, siamo diventati la miglior difesa, vuol dire che il reparto difensivo funziona, il portiere è fortissimo e davanti ci sono due come Dugnani e Perini che stanno facendo veramente un campionato eccellente. Però ieri i migliori in campo sono stati Bogani e Appetito davanti. Il ritorno di Bogani è assolutamente fondamentale per il nostro campionato. La chiamata alle armi è già arrivata, no? Da parte di Vittorio Bellossa per domenica, e anche l'iniziativa dell'Omegna da questo punto di vista ci sono. Sì, questa è la cosa che mi preme di più dire questa sera, il fatto che abbiamo deciso di fare l'ingresso gratuito a tutti domenica al campo di Omegna, perché insomma è veramente una giornata importantissima per noi.
l'opportunità è quella di sostenere la squadra che non vince il campionato dal 77, un po' meno del Borgomanero, ma comunque insomma una vita anche noi. Il nostro giocatore più vecchio, Marcello Guidetti, non era ancora nato quando Lomegna ha vinto l'ultimo campionato, quindi ritengo che c'è veramente l'opportunità di dare un segnale da parte di tutti gli omegnesi, perché Omegna in generale sta vivendo un periodo abbastanza difficile, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche da altri punti di vista, e noi vogliamo far capire che se con uno spirito positivo e la voglia di fare si possono ottenere dei risultati. Noi nel calcio lo facciamo nel nostro piccolo, la Fulgor sta facendo il suo molto bene anche nel basket, e magari questo può essere un esempio per una città che ha bisogno, secondo me, di ritrovare soprattutto entusiasmo. Sai che su questo sfondi una porta aperta, insomma abbiamo la stessa visione. Giancarlo, parole giuste, no? Quelle di Matteo. Completamente d'accordo, certo, analisi perfetta, voglio dire. Quindi poi quando si prende in considerazione anche gli aspetti sociali, altre cose, è sempre molto importante, non si può solo riferimento solo alla squadra di calcio. Certo, è al risultato fine a se stesso. Però d'altra parte domenica è anche una chiamata di responsabilità, cioè chi non c'è, non c'è, domenica non si paga, entrano tutti gratis, possono venire tutti. Stavo dicendo una classica frase brutta, quel modo di dire posso venire, no Matteo, da te non me l'aspettavo, no, no, ti sei bloccato. No, in televisione si usano termini non mi è piaciuto. Facciamo una cosa, allora Lomegna probabilmente, possibilmente vincerà questo campionato, chi non lo vincerà no, è lo Stresa. Questo non devi dirlo, No, io ti dico le cose, cioè, a meno di cataclismi, secondo me insomma destino è abbastanza. Abbiamo perso 3-0 a Varallo-Pombi all'andata. Lo so. Però quello che ho detto prima, le motivazioni, l'ambiente, sono cose che possono e devono fare la differenza. Dicevo, chi non vincerà il campionato e chi forse non andrà nemmeno ai playoff è lo Stresa, che ha buttato via in maniera incredibile una partita contro la Rona a retrocesso, ma ancora una volta grande dignità da parte della squadra di Zanetti. A Rona Stresa 2-2. Un pareggio amaro per lo Stresa, quello che è stato ottenuto sul campo di Arona, un 2-2 figlio di una partita abbastanza intensa, soprattutto nella ripresa, dove lo Stresa finirà addirittura in 9 uomini. Andiamo ad elencare le azioni della gara. Al quarto lo Stresa va subito in avanti con Cunati, che serve Moia, ma il tiro finisce fuori. Giroldi al 13° scaglia il tiro che viene intercettato dalla mano di Tasin in area, ma l'arbitro fa proseguire ritenendo involontario il tocco. Al 20° Bortoletto serve Beretta, che va al tiro ma Masotto respinge. Al 22° il gol del vantaggio dello Stresa, Beretta di tacco smarca Cunati che dribbla Castelli e poi scaglia in rete il gol. Al 29° cambio per l'Arona, esce D'Amico e al suo posto entra Siani. Al 31° calcio di punizione di Conchedda, che l'intervento di Manzini allontana dai pali di Barantani. Al 33° Ambrosiani riceve palla da Cunati, che va al tiro ma la palla finisce fuori. Si passa così alla ripresa. Al 6° il gol del pareggio dell'Arona. Conchedda mette in rete dopo che per 2 volte Barantani aveva cercato di smanacciare la sfera senza riuscirci, prima su Colombo e poi sullo stesso Conchedda, che arpiona nuovamente la sfera e mette in rete. Al 10° cross di Bortoletto per Beretta, che finisce in corner e dalla bandierina Ramalo batte basso. Moia prende la sfera e poi andrà al tiro, che però non troverà fortuna. Al 13° Coli dal corner per lo stacco di Gaballo, che colpisce di testa ma la palla finisce sul fondo. Al 14° Moia sfrutta un rimpallo e avanza in area ma Masotto fa suo. 18° del secondo tempo, Beretta va al cross per Ambrosiani, il colpo di testa di Castelli è provvidenziale per la difesa aronese. Al 21° Oioli lancia Conchedda, che va al cross per il tiro di Panizier, che finisce fuori. Al 23° punizione di Ambrosiani, Gaballo allontana di testa. Al 26° Poletti serve Ramalo, che avanza palla al piede fino a servire Moia, che nascosto dietro al difensore va al tiro, debole, che però inganna Masotto per il provvisorio 1-2. 33° lo Stresa rimane in 10 uomini perché Suini riceve il secondo cartellino giallo e di conseguenza lascia i compagni soli a lottare. 38° Conchedda prova il tiro dalla distanza, ma, anzi da distanza ravvicinata, ma
colpisce Ramalo che poi allontana. Al 45esimo, con Chedda in posizione dubbia, arpiona il pallone e deposita in rete il diagonale che vale il 2-2. Per proteste viene espulso Roberto Armiraglio e viene ammonito Cunati. Al 48esimo, corner di Ramalo, Moia di tacco colpisce ma la palla si alza sulla traversa. Al 50esimo, dopo le reiterate proteste per alcune decisioni dubbie dell'arbitro, viene espulso Cunati per doppio giallo. La partita finisce quindi con il pareggio 2-2 tra Arona e Stresa. Prima di sentirci le parole di Armiraglio e Zanetti, ti chiedo, Matteo, Stresa adesso oggettivamente con un piede e mezzo fuori dai playoff, eh? Beh, lo leggio domenica, ha una partita in casa con la Fulgor Valdengo che è tranquilla, non lo so. Ovviamente ieri noi facciamo il tifo per lo Stresa. Pizzardi, invece, tanti episodi arbitrali controversi, sentiamo le parole tra poco di Armiraglio molto dure. Io dico sempre, però, ragazzi, ricordiamoci che è vero che se giocatori di Serie A, di Serie B, di Serie C, questi sono arbitri assistenti che fanno la promozione, quindi possono sbagliare. Non so, sì, se sei d'accordo. Sono, sì, lo so, io poi devo parlare poco perché nella mia chiamata carriera di allenatore ho sempre avuto un rapporto un po' controverso con gli arbitri, un po' particolare, perché sono una persona molto viscerale, dico quello che penso, per cui mi sono sempre trovato di fronte a situazioni alcune volte anche precostituite dall'altra parte, comunque non parliamo, non serve a niente, però dico anch'io attenzione che sono lì, poi nelle nostre categorie addirittura c'è solo l'arbitro, magari un ragazzino di 19-20 anni che va in difficoltà su tante cose, no? E quindi bisogna capire anche tutto questo. Adesso che faccio il dirigente sto tentando di stemperare molto le situazioni, insomma. Anche se poi da fuori alcune volte vedi delle cose che veramente ti fanno ripinare. Anche perché poi lamentarsi, io non credo, spesso in Serie A porta un beneficio, nelle categorie inferiori secondo me lamentarsi non porta assolutamente cose buone alla propria squadra. Adesso le parole di Armiraglio Zanetti. Roberto, un pareggio un po' amaro questo tenuto da Arona, anche perché il gol del pareggio di Conchedda sembra essere partito insomma da un fuorigioco e poi soprattutto ha fatto sì che il clima si diventasse teso, qualche espulsione compresa la tua. Sì, clima teso non verso i giocatori dell'Arona sicuramente, perché loro hanno fatto la loro partita. Fuorigioco l'hanno detto gli stessi dirigenti, i giocatori dell'Arona, che il ragazzo era in fuorigioco almeno di 3 metri. Noi però dobbiamo un attimino stare un po' più tranquilli e ragionare un po' di più. Certo che è una vittoria così che ci hanno portato via, non l'Arona, ripeto, una terna arbitrale alquanto, non lo so. Poi sai, il discorso è che io sono sempre quello che si lamenta degli arbitri. Bisognava essere qua a vedere la partita come è stata, non tanto arbitrata, ma da parte del segnaline che subito ci ha detto che ce la faceva pagare, in poche parole. Io non queste cose non so perché è successo questo, non riesco a capire. Ripeto, i giocatori dell'Arona hanno fatto la loro partita come giusto che abbiano fatto. Non riesco a capire questo accanimento da parte di questo segnaline nei nostri confronti, che non è successo niente. Ma in che senso, scusami, ha detto ve la faccio pagare? Ma guarda, già sul cambio, quando ho fatto il cambio, è venuto vicino e mi ha detto se fosse per me aspetti alla fine fare il cambio, e non ho capito il perché. Io pensavo che scherzava, invece non stava scherzando. Sul fuorigioco che hanno visto tutti, specialmente la loro panchina, perché davanti alla loro panchina ha tenuto giù la bandierina e in pratica ce l'ha fatto pagare, insomma. Comunque, al di là degli episodi, uno Stresa che ha giocato la sua gara, un Arona che ha giocato altrettanto la sua gara, e adesso un'ultima giornata che diventa importantissima, a cui si aggrappa forse la stagione dello Stresa. Sì, sì, per noi non è cambiato niente, mi sembra che l'Olegio abbia pareggiato. Però il discorso, l'amaro in bocca per la partita come si è svolta, perché non puoi condizionare una partita così, in un modo così evidente. Abbiamo avuto 2 espulsioni che uno non so ancora perché, non ho capito bene il perché, ha dato un giallo dove non c'era il fallo, non lo so. Il primo giallo che abbiamo preso l'ha dato, non ha fischiato il fallo e ha dato il giallo. Io non lo so, boh.
sarà che sarà cambiata la cosa, non lo so. Prometto, ma non è. Poi noi siamo artefici di tutto quello che è successo, perché vieni da Rona, devi giocare con un altro piglio, un'altra mentalità, perché se giocavo in un'altra maniera sicuramente non finiva 2-2. Però, sai, questi episodi ci hanno anche un pochettino condizionato sicuramente. Adesso l'ultima contro il Ceversama, cosa dice ai suoi ragazzi? Ma guarda, dobbiamo raccapezzarci, perché abbiamo due espulsi, abbiamo dei giocatori che erano infortunati anche oggi, Cosentino fuori, che non si sa se si recupera, Ninocci non si sa se recupera, vediamo di recuperare le forze e di mettere almeno quella grinta che ci ha sempre contraddistinto fino a 4-5 giornate fa. Marco Zanetti, allenatore che sicuramente oggi vede un bicchiere mezzo pieno e magari, sperando nei risultati che arrivano dagli altri cambi, si gioca tutta l'ultima giornata? È una mezza verità, perché noi oggi dovevamo vincere per forza per raggiungere il Briga, che anche adesso non so se ha perso. Noi dovevamo fare 6 punti, quindi non arriviamo lo stesso alla salvezza, arriva la retrocessione matematica. Posso dire bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché nelle 10 giornate che abbiamo giocato, 5 di queste noi non le abbiamo perse. Non è sufficiente, però purtroppo noi non abbiamo la forza di vincere, vedi il fatto che nelle 10 giornate non siamo mai andati in vantaggio, riusciamo poi a recuperare, magari a pareggiare come oggi contro una buona squadra, però non riusciamo a vincere. Però insomma, un appello allora alla presidenza di Arona: se fosse arrivato prima Marco Zanetti, magari l'Arona non sarebbe in questo momento topico? No Giulia, non è questo, il fatto è che comunque la squadra, diciamo, ha dei suoi limiti tecnici, e questo non è colpa di nessuno, né chi ha lavorato prima di me, né della dirigenza, niente. Cioè, i giocatori sono giovani, hanno un futuro davanti, devono capire che giocando in questo modo possono solo guadagnarci, nel senso che l'atteggiamento sta nascendo. Purtroppo sì, magari sono arrivato un po' tardi per portare quella che è la mia mentalità, però poi le qualità sono queste e diventa difficile vincere. Non è questione di arrivare prima o dopo, solo per una questione di atteggiamento, tutto qua. Mi sento di fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché anche durante la settimana hanno sempre lavorato col massimo della volontà, col massimo dell'impegno e con la voglia di imparare e di crescere. Questo, ripeto, deve essere una base. Domenica noi andiamo a Romentino per l'ultima giornata per onorare il campionato, sicuramente per cercare di fare bene, non vogliamo perdere, ripeto, per noi su 11 partite fare 6 risultati positivi sarebbe una grande cosa. 5 le abbiamo fatte, non sono vittorie, ma ci proviamo a Romentino. Tutto. Nelle immagini ancora le proteste dello Stresa, una riflessione prima della pubblicità. Innanzitutto augurio alla Rona che possa tornare presto in promozione, magari con Zanetti in panchina. Lo Stresa magari recrimina per alcune decisioni arbitrali, anche se l'ho detto ieri, noi abbiamo fatto il rallenti sportivamente, la posizione di Concheda è regolare perché c'è Mazzini che lo tiene in gioco, l'abbiamo fatto rivedere ieri sera e posso confermarlo perché l'abbiamo visto al rallenti. Detto questo, una squadra che deve andare ai playoff probabilmente contro questa Rona, con la mentalità giusta avrebbe vinto la partita 3-4-0, quindi spesso sempre protestare ti crea degli alibi anche all'interno della squadra nei confronti dei tuoi stessi giocatori, che non sono proprio una politica che poi si rivela vincente, no? Detto con amicizia e stima anche nei confronti dello Stresa e della sua dirigenza. Pubblicità e poi ancora qui a Dilettanti per Dire. Dopo la pubblicità facciamo un regalo a Matteo Fornara, perché andiamo a vederci la prossima avversaria dell'Omegna, il Varallo Pombia, 1-1 con la Romentinese. Andrea Paleari. Classica gara di fine stagione qui a Pombia, Varallo e Pombia Romentinese 1-1. Andiamo con le azioni principali. Dopo 7 minuti nel corso del primo tempo, Maio, conclusione, palla a lato di poco in diagonale. Al 25esimo c'è una grossa opportunità per gli ospiti. Baron Kelly, dopo un elegante colpo di tacco di Domenico Marra, mette fuori da buona posizione. Al 31esimo Maio va al tiro, la palla finisce di poco alta. 10 minuti più tardi ancora Fernandez in scivolata, mette fuori davvero di pochissimo. Al 44esimo poi il gol è nell'aria e arriva il vantaggio per i ticinesi. Andreoli, al termine di una grande azione corale tutta di prima, insacca il vantaggio appunto per gli uomini di mister Arrondini. Nella ripresa però al 6° minuto c'è un fallo su Ndia nell'area di rigore del Varallo e Pombia e l'arbitro decreta il calcio di rigore, il penalty. Domenico Marra pareggia e dunque 1-1. All'11esimo poi c'è un
palo di Andreoli, Pollidini si supera deviando la sfera appunto sul montante. Il risultato non cambia più, Varallo e Pombia 1, Romentinese 1. Ti ha convinto Varallo Pombia 30 secondi prima delle interviste, Matteo? No, no, non c'era bisogno che mi convincesse il Varallo Pombia. Sono straconvinto che il Varallo Pombia è la squadra più forte del campionato da sempre. Sì. Guarda la squadra, Maio, Agazzone, Ferla, Puzzello, Fernandez, Andreoli davanti, più difensori. Vabbè. Pezzardi si gli è andato male. Per me la squadra più forte del campionato è quella che vince il campionato. Prima di tutto, e non c'è dubbio. Ma io, facciamo gli scongiuri perché non è ancora finito. Questa settimana devo anche fare delle dichiarazioni. Varallo Pombia, io quando è arrivato indietro a Rondini, che facevano dei proclami che sembrava che erano indietro di parecchi punti, diventa duro poi riuscire a recuperare e arrivare dentro nel contesto per vincere il campionato. Non puoi proprio perdere mai. Infatti hanno perso un paio di occasioni, poi sono probabilmente un po' disuniti. Certo. Sì. Non era così semplice. Ma io devo tenere solo l'attenzione dei miei giocatori. Ho capito. Andiamo a sentirci le interviste di Andrea Paleari. Riccardo Magnani, dunque è arrivato per meglio dire un 1-1, un tempo per parte forse? Ma io non sono d'accordo che sia stato un tempo per parte, perché se guardiamo le occasioni loro 2 e noi 7-8. Questo comunque è lo specchio della stagione, dove buttiamo via dei punti incredibili, non riusciamo a finalizzare tutto il lavoro che facciamo. Questa è una squadra che ha giocato anche poco a calcio, raramente ha giocato a calcio, sempre palla lunga e noi abbiamo cercato anche fino ad oggi di giocare sempre al calcio e non sempre paga, però abbiamo creato, penso che abbiamo creato tanto e abbiamo preso poco rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Senti, tu sottolineavi qualche settimana fa l'assenza appunto di Andreoli, oggi Andreoli la zampata ce l'ha messa, però non è bastato. Non è bastato, quasi quasi ce n'ha messo 2 perché un suo tiro di testa è stato deviato sul palo, non è bastato, ma probabilmente magari perdevamo 1-0 se non c'era lui, può anche darsi che tante partite perse 1-0 e lui lo zampino, diciamo che ha fatto 90... 100 minuti, ha fatto 2 gol, 10 col Castelletto e 90 qua, insomma, la media sua più o meno è questa. Thomas Forzatti, è arrivato un punto qui a Pombia, insomma, io ho detto la classica gara di fine stagione, in realtà non è stata proprio così però. No, diciamo che nella nostra situazione trovare motivazioni di domenica non è semplice, perché da 4-5 domeniche siamo salvi, quindi stiamo cercando di far crescere i nostri giovani. La nostra juniores ha vinto il campionato regionale, quindi diamo spazio ai giovani. Io ho detto ai ragazzi che tutti dobbiamo cercare di conquistarci il posto per il prossimo anno, io compreso, quindi i ragazzi sono comportati bene, nonostante la squadra fosse composta da maggior parte ragazzi dell'under, quindi oggi giocavamo con 5 fuori quota contro una squadra ovviamente quotatissima, e secondo me non abbiamo sfigurato. Ovviamente il Varallo Pombia è un'ottima squadra, ha avuto un po' di più il possesso palla, però vabbè, ci portiamo a casa questo punto che ci fa morale e ci dà soddisfazione soprattutto per il risultato. Senti, tu appunto hai appeso le scarpe al chiodo intorno alla metà della stagione, sei passato insomma su una panchina, che cosa cambia? Cambia tantissimo, cambia che la domenica uno ha tanti pensieri, pensa tutta la settimana, la vita da giocatore e da allenatore sono due cose totalmente, totalmente diverse, però era quello che volevo, era in progetto probabilmente tra un paio d'anni, è capitata l'occasione, insomma partire dalla promozione per un ragazzo giovane come me di 36 anni, un'occasione secondo me da non buttare via, quindi sto cercando di fare il massimo, di dare il mio massimo per cercare di vedere se sarò in grado in futuro di fare questo lavoro, virgoletto ovviamente. In bocca al lupo per la carriera tecnica a Forzatti. Adesso parliamo di prima e di seconda, parliamo della Sunese prima del servizio delle interviste per la festa. Direi, Matteo, un successo meritato, no? Nonostante la straordinaria Virtus Cusi del girone d'andata e lo straordinario Piedimulia del girone di ritorno. Matteo, poi sì, io sono d'accordo con lui quando dice che è un po' difficile giudicare i campionati che non vedi. Però obiettivamente anche qui mi sembra che la Sunese avesse tutto per vincere il campionato, è stata una vittoria meritata. Limpida, Giancarlo? La Sunese in questo caso era chiaramente la favoritissima, io so il gruppo di giocatori, perché è un campionato che io ho fatto spesso, quindi conosco parecchi, i Cardinali, insomma quella gente lì, chiaramente poteva solo vincere il campionato. La Virtus Cusi ha fatto sicuramente un ottimo campionato, è una buona squadra,
Io, scusatemi se lo dico fuori dai denti, fra l'altro io ho allenato 3 anni a San Maurizio, conosco tutti, non ho capito l'esonero di Livorno, con tutto il bene che voglio. Il nuovo presidente ha voluto cambiare. Dopodiché i risultati poi sono comunque quelli che sono, vabbè, poi sono lì, sto annotando ancora, poi magari riesco ad andare su di categoria, però io quando vedo esonerare un allenatore così, ma al di là della capacità, poi Marco vabbè, anche un amico, quindi questo non è, ma non è questo il problema, voglio dire, non si manda via un allenatore in questo modo quando fai un ingerone d'andata come ha fatto la Virtus. Matteo, sei d'accordo? Sì, no, la Sunesa ha fatto 73 punti su 29 partite, vuol dire che è strameritato il campionato quando fai quelle cifre lì. Sulla Virtus Cusio, guarda, sono due ex allenatori dell'Omegna, tra l'altro dell'Omegna del gruppo nostro, sia Livorno, che ha avuto il grandissimo merito di portarci dalla prima categoria alla promozione, Bonan, che ha avuto il merito di farci passare dalla squadra che lottava per la salvezza alla squadra che lottava per vincere il campionato, quindi poi io sinceramente non ho vissuto la stagione. Certo. Andiamo a vederci Sunese, la partita della Sunese e poi le interviste. Festa doveva essere, festa è stata. Festa per la Sunese che torna in promozione al termine di una cavalcata trionfale. E gli uomini di Maurizio Cerutti, anche nell'ultima di campionato davanti al pubblico amico, non regalano niente. 4-0 al Romagnano, 4-0 secco, firmato dalle reti di Marcolli, già in gol al 9° minuto, con quello che una volta veniva definito un classico Eurogol. Prima del riposo, al 44esimo, è il turno di Capacchione. Sunese che non è assolutamente sazia, benché le bastasse un punto per salire aritmeticamente in promozione. E nella ripresa, al 7° minuto, Carginale segna il 3° gol. Al 23esimo, poi, è il momento di Asero. 4-0. E dopo 20 minuti può partire la grande festa, una festa attesa 30 domeniche e che può andare finalmente in scena al termine di questo Sunese Romagnano. Visto la moglie spagnola, Matteo Fornara ha già annunciato che in caso di vittoria di Romagna farà questo campiones domenica, lo stava studiando, no? Io non ho annunciato proprio niente. Ah, in caso, è vero. Niente. C'è Pizzardi testimone. Sì, sono testimone io. È vero. Andiamo a sentirci le parole dei protagonisti ai microfoni di Donatello Zonca, direttamente in campo. Maurizio Cerutti. È fatta, abbiamo vinto il terzo campionato, guarda, felicità incredibile, non ho parole, lo vedi da come hanno fatto, anche l'ultima partita, ragazzi, un gruppo fantastico, veramente non ho parole. Un gruppo fantastico dove diventa difficile trovare un protagonista tutta la Sunese. Tutta, guarda, dal primo all'ultimo, sono stati 22 giocatori che sono scesi in campo e devo dire che tutti meritano un plauso, hanno proprio lottato fino alla fine e si vede. Classiche domande da fine stagione, quando si vince il campionato, a chi va la dedica? Allora, di dediche ce ne sono tantissime da fare. Una la devo fare sicuramente. La devo fare per mia moglie. Grande mister! Perché 4 anni che praticamente non sono mai a casa. E dopo naturalmente però ci sono le dediche per le persone attorno a me, per cui presidente, tutto lo staff che mi ha seguito, i giocatori, il pubblico, devo dire che cioè, sono troppe le persone da ringraziare, ma tutte hanno dato un contributo enorme e se siamo arrivati qui in 3 anni è perché c'è veramente qualcosa di speciale in questo posto. Presidente, terza, seconda, prima promozione. E come va avanti? Bisogna chiederlo al mister, qua il padrone della squadra è il mister, è lui che decide, fa programmi, noi lo appoggiamo, gli diamo una mano a lui. Ma come va avanti? La frase sulla maglietta. Adesso festeggiamo e dopo ci troviamo, vediamo adesso, anche perché è troppo un gruppo bello, per cui parleremo con loro e decideremo cosa fare. Presidente, la dedica a chi? Classica domanda di fine quando si vince un campionato, a chi va la dedica per questa vittoria? Al loro lavoro.
al loro lavoro e basta. Quando alla fine dell'andata avete chiuso a meno 6, qual era il pensiero? Un gruppo che però non ha mai mollato. Il mister ha sempre detto: non vi preoccupate, tanto prima o poi i valori vengono fuori. Così. Quindi gran parte del merito al mister, ma anche a chi ha voluto il mister, a chi ha scelto questi giocatori. Sì, assolutamente. Beh, questo... però noi siamo tutti di supporto al mister. Questa società un qui... presidente! C'è solo un presidente! Un presidente! C'è solo un presidente! Noi siamo di supporto. A chi va la dedica per questo campionato vinto? La prima, mia moglie e le mie due figlie che c'è lì fuori. E poi le persone che sono in questa società, per primo il mister, che c'è un rapporto diverso perché ci conosciamo da un po' di tempo. E poi tutte le persone che ci hanno dato una mano. Io ho girato tante squadre, tante società. Posso dire che sono stato un privilegiato a venire qua su uno. Sono contento di quello che abbiamo fatto. Adesso però posso dire anche che forse è meglio lo spazio ai giovani, perché sono arrivato alla fine, grazie. Un po' di esperienza anche questo giocatore ce l'ha, eppure quando si vince un campionato è sempre un'emozione nuova. Sì, è sempre una prima volta, è la terza volta che mi capita in carriera, vorrei dedicarlo soprattutto al mister che ci è stato vicino ogni domenica. Anche oggi non avete praticamente concesso un centimetro al romagnano, è stato forse questo il segreto di questa squadra? La risposta è questa. Posso dire una cosa? Si vede il gruppo, lo vedi, l'amicizia è qualcosa di speciale. Bisognerebbe allenarsi con loro per capirlo, veramente. A chi va la dedica? In attesa che arrivino tutti ad abbracciare anche te. A tutti, perché è stato un anno fantastico, abbiamo avuto sicuramente un momento di difficoltà quando avevamo davanti la Virtus, però abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti per la nostra strada, partita per partita, alla fine abbiamo ottenuto il nostro risultato e finalmente festeggiamo. Un risultato! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Recuperiamo, poi vi lasciamo la festa, un risultato comunque straordinario, 73 punti quando manca ancora una partita alla fine del campionato, due avversari che non hanno mai mollato, che quindi rendono ancora maggior onore al campionato vinto come il Piedimulera e la Virtus Cusio, la maglia che indossate tutti dice terza, seconda, prima promozione e abbiamo ancora una fame da lupi. Dove vuole arrivare questa Sunese? Sicuramente puntiamo sempre in alto, perché comunque possiamo fare anche un buon campionato sopra in promozione, la categoria superiore, e poi non si sa mai, bisogna sempre valutare anno per anno, basta. È già una squadra a promozione, dicono Matteo e Pizzarri. Tra l'altro sei contento che se ne va via la Sunese dalla prima categoria? Perché così almeno sei un po' più tranquillo. Sinceramente, no? Non la penso ancora in questi termini, non sono ancora entrato nella fase di evoluzione rispetto all'anno prossimo. Noi, un bel avversario l'anno prossimo. Sì, assolutamente, una squadra che partirà indubbiamente per vincere. Rimaniamo in prima, andiamo a vedere il Piedimulera che continua la sua marcia, continua a vincere. Davvero brava la squadra di Paolo Cacello. Martina Tomola. Il Piedimulera batte l'Accademia Borgomanero con il risultato di 3-0 in un match che vede un primo tempo a reti inviolate e un secondo invece in cui si sviluppano tutte le azioni da gol. La prima squadra a portarsi avanti è l'Accademia Borgomanero, con una punizione dalla lunga distanza di Valsesia che però termina alta. Risponde il Piedimulera al settimo con una bella azione al limite dell'area e prima testa tu per tu con Bertone di prima manda sopra la traversa. Al nono, in seguito ad un calcio piazzato di Valsesia, c'è una mischia nell'area giallo-blu conclusa dallo stesso Valsesia che calcia al volo spedendo alto. È il tredicesimo quando c'è una punizione di Rota su cui Nino spizzica la palla con la difesa che devia di poco a lato. Un minuto dopo è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa. Azione personale di Palfini che dal fondo serve una palla d'oro per prima testa, la cui conclusione è debole. Al ventitresimo i gialloblu hanno un'ottima occasione grazie ad un tiro di Niccioli deviato dalla retroguardia novarese e Comina da due passi in scivolata non ci arriva di un soffio. Il Piedimulera ci crede al 27esimo, ci prova con Rota, che calcia dalla distanza, trovando però la bella risposta di Bertona. Due minuti dopo è ancora il portiere novarese a negare la gioia del gol a Rota, respingendo di pugni la punizione del numero 10 giallo-blu. Al 39esimo Mammucci mette in mezzo per Palfini, che si gira e si trova solo davanti a Bertona, ma la palla si allunga e diventa facile preda del portiere rosso-blu.
Al rientro dagli spogliatoi l'Accademia Borgomanera una marcia in più. Al 55esimo ci prova con una punizione dalla sinistra di Valsesia, che trova la respinta di Amodei. La formazione di Cacello non ci sta a soffrire. Un minuto dopo si rende pericolosa con Alberti Violetti, che crossa in mezzo per Palfini, il quale a porta vuota non ci arriva di poco. Al 60esimo azione fotocopia della precedente. Cross di Alberti Violetti per prima testa, che stavolta non sbaglia e realizza l'1-0. Il Piedimulera si fa coraggio e al 65esimo raddoppia con Palfini, che servito da Rota supera Bertona con un pallonetto. Gli ospiti provano a reagire con un tiro di Cardani deviato da Ferrario, che rischia l'autogol. Al 69esimo Alberti Violetti batte una punizione dal limite con la sfera che si infila nell'angolino basso alla destra di Bertona per il 3-0. Al 75esimo c'è un'azione insistita dei padroni di casa, a concluderla arriva Niccioli, che calcia di poco alto. Termina così 3-0 a favore del Piedimulera. Facciamo che andiamo subito a sentirci le interviste, anzi se chiedo velocissimamente ai due ospiti. Chi vedete meglio in ottica playoff tra Piedimulera e Virtus Cusio? Ma la Virtus Cusio mi sembra più, però insomma no, è molto bello quel playoff. Col Piedimulera che avrà il vantaggio del fattore campo, Vizzano? È una domanda a cui rispondere non è facile, per me ci sarà molto equilibrio, non so dare un pronostico. Io direi così da chito Piedimulera, però non è così semplice. Le parole dei protagonisti dopo la partita del Piedimulera. Un primo tempo ha giocato sottotono, mentre nel secondo è venuto fuori il vero Piedimulera. Sì, hai detto bene, il primo tempo non abbiamo giocato come al solito, abbiamo giocato molli, poi nel secondo tempo siamo entrati con un'altra voglia e hai detto bene, si è visto il vero Piedimulera. Altri tre punti conquistati che vi permettono di andare ad affrontare la Virtus Cusio con più tranquillità. Sì, ormai il secondo posto è matematico. Domenica andiamo a giocare sicuramente, come sempre diamo il massimo, però sicuramente andiamo con un'altra mentalità. Durante la prima frazione di gioco avete messo in campo grinta e determinazione, ma nel secondo tempo non siete riusciti ad imporre il vostro gioco. Cos'è mancato? Ma no, noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, squadra giovane, poi eravamo contro il Piedimulera che i numeri parlano chiaro, il gioco di ritorno, hanno vinto per tutte le partite, solo con la Sorrentina hanno perso, per cui siamo già contenti che comunque per un'ora abbiamo retto. Anche una volta preso il gol abbiamo avuto un paio d'occasioni, poi nulla da dire, quando dall'altra parte c'erano giocatori come prima testa, che comunque è un grande attaccante, nulla da dire. Siamo contenti così, nel senso, peccato forse per stato pesante, tutto sommato però siamo contenti per il risultato. Ecco. Diciamo che dovremmo anche essere salvi, noi siamo già contenti da quello che ho sentito dei risultati, dovremmo essere salvi, per cui siamo già contenti così e almeno domenica possiamo almeno prenderci l'ultima partita con più tranquillità. Complimenti comunque al Piedimulera e tutto. Siamo ancora con una partita di prima categoria prima di chiudere con Pizzardi. Sulla seconda, Momo Virtus Cusio, il festival del gol, 4-3 per la squadra di Bonanno. Si impone per 4-3 al Virtus Cusio nella trasferta contro l'Atletico Momo, partita sofferta in quanto gli ospiti in vantaggio per 3-0 nel primo tempo, nei primi 20 minuti della ripresa si fanno rimontare. Vediamo la sintesi, al 16esimo Pappa dalla destra per Santini e parata del portiere Corciolani. Alla 19esima va in vantaggio la squadra ospite, Pappa si fa largo tra due avversari e infila Corciolani alla destra. Alla 34esima c'è un gran tiro al volo di D'Angiolella, respinta con i pugni da parte del portiere ospite Cattaneo. Alla 36esima il raddoppio degli ospiti, dalla destra Alvini per Lissoni che anticipa il portiere in uscita per il 2-0. Alla 38esima Cattaneo para una conclusione di Castelli. Al 43esimo il terzo gol per la squadra cusiana, Papa vince un rimpallo e insacca da pochi passi per il 3-0. Nella ripresa al secondo minuto c'è un fallo di Urban su Gaboli in area, rigore rosso per Urban che deve lasciare il campo e lascia i suoi in 10. Tira Ceci a mezza altezza centrale, gol dell'1-3. Al sesto minuto angolo per il Momo, D'Angiolella infila nel 7 alla sinistra del portiere, secondo gol per i padroni di casa che vedono la possibilità del pareggio. Al 19esimo c'è un tiro di Lissoni, palla deviata in angolo. Al 21esimo trovano il terzo gol, il gol del pareggio, i padroni di casa. D'Angiolella lancia in profondità per Castelli, numero 13 fa due passi e batte a rete per il pareggio per il 3-3. Al 33esimo viene atterrato Lissoni in area dal portiere Corciolani, rigore giallo per il portiere. Tira Santini angolato di precisione alla sinistra del portiere per il 4-3 che rimane il risultato definitivo. Quindi Momo 3, Virtus Cusio 4. Una partita sicuramente emozionante, le parole adesso di Bonan e Simoneggio. Bonan, 3-0 in vantaggio al primo tempo, vi siete fatti rimontare in 20 minuti dalla ripresa.
Sì, abbiamo fatto un buon primo tempo con credo anche una discreta qualità di gioco. E il secondo tempo siamo entrati probabilmente già convinti che la partita fosse terminata e questo non deve mai succedere. Poi ci si è messo anche l'episodio del rigore d'espulsione di Urban, secondo me non c'era né rigore né espulsione, che ha complicato le cose sul 3-1. Abbiamo avuto forse un po' di timore in quel momento di perdere le distanze e l'equilibrio che avevamo avuto nella prima parte della partita. La bravura di D'Angiolella, che ha segnato il secondo gol con un gran tiro da fuori, e un po' noi lenti nell'andare a chiudere in quel caso, hanno ulteriormente complicato le cose, perché tutto è avvenuto in pochi minuti, e quindi da lì abbiamo avuto un momento di difficoltà anche a ritrovare un po' di equilibrio e a rimettere un po' la squadra a posto. Quando è successo questo abbiamo avuto delle occasioni per fare gol ancora, non le abbiamo sfruttate e abbiamo preso il terzo gol forse in fuorigioco. Io davvero io non posso vedere questo, e anche l'arbitro credo che, con tutto quello che si possa dire, ma sia difficile per gli arbitri senza la terna arbitrale vedere anche i fuorigiochi sempre, quindi non lo so se era fuorigioco o meno. I ragazzi mi dicono che era dentro in area da solo, ma questo lascia il tempo che trova. Siamo stati bravi dopo a non perdere la testa sul 3-3, a rimetterci un po' in ordine, e abbiamo credo meritatamente vinto, e quindi insomma. Dunque, chiudiamo con Pizzardi, con cui abbiamo anche parlato in apertura. Questa Siderge che vince il campionato, ti chiedo se c'è un giocatore simbolo che ha dato qualcosa più degli altri, anche se non è mai bello fare delle classifiche di merito, no? Sì, io non le faccio mai, tantomeno le faccio in questo caso. Posso citare un nome perché per me è importante, in quanto fra l'altro è stato parecchio sfortunato, si è fatto i legamenti, quindi parlo di Gigi Rosson, che era il capitano di partenza, che insomma poi come livello tecnico anche uno che ci faceva un po' di differenza in mezzo al campo. E lo cito volentieri perché è un ragazzo meraviglioso, ci ha seguito ogni secondo, e lì in mezzo al gruppo che gioisce in modo incredibile. E poi tutto il gruppo in generale, io direi che è stata un'amalgama incredibile, siamo stati capaci di far bene proprio come gruppo. Anche i bravi, diciamo, no? Che tu prima citavi Di Palma, citavi Calloni, possiamo citarne altri, si sono integrati incredibilmente e hanno fatto tutto quello che dovevano fare con impegno, senza farsi vedere che erano dei divi, delle persone superiori. È stato molto bello questo, ecco, ed è per quello che abbiamo vinto, a mio parere, altrimenti non ce la facevamo. Prima hai detto, guarda Castano che è scatenato, non è... Non c'è mai stato un'intromissione a parte tua nelle scelte, no, giustamente di Moz. Cosa deve fare un direttore generale in un campionato di seconda categoria? Ma io probabilmente sono un direttore generale un po' anomalo, ti ripeto. Io ho dato una mano perché Simone Blasiotto è mio genero, e quindi l'ho aiutato, mi ha chiesto un favore, l'ho aiutato volentieri. Ho anche non molto tempo, perché io mi occupo di estrazionismo, nell'Arci, così ho degli impegni continui, quindi faccio fatica a seguire tutto. Ho seguito tutta la parte, diciamo, fiscale, amministrativa, tutto, ho messo a posto un po' tutte le situazioni, e poi ho partecipato comunque anche a vari momenti particolari, soprattutto di rapporto, ripeto, con Marco Moz, pur non entrando nel merito, però questo nostro dialogare in continuazione a mio parere è stato sicuramente proficuo. Ecco. Chi la fa la squadra l'anno prossimo? Pizzardi, Moz, qualcun altro? Tu pensi che quest'anno l'abbiamo fatta tutti assieme, anche con i ragazzi, i Rosson vari, così si sono messi a disposizione per portare l'amico, che non a caso ha avuto un Di Palma invece di un Calloni, perché sono entrati nel gruppo, sono amici di uno, dell'altro, si giocava a Baveno, la cosa ha portato un po' d'attenzione in più, siamo riusciti a fare, probabilmente ragioneremo, io credo, se ci sarò ancora, credo di dare ancora una mano comunque sia, che dovremo comunque valutare un po' le cose dal punto di vista più professionale, in prima categoria, certo. Questo sicuramente, alcune cose bisogna portarle avanti in un altro modo. Però collaboreremo per fare un... Ti chiedo un'ultima cosa, adesso non siete più la terza squadra di Verbania, perché siete la seconda squadra di Verbania assieme a Fondo Torci, eh? Certo che diventa dura adesso, diventa importante. Tra l'altro l'anno prossimo avremo anche l'obbligo della Juniores, credo, sì, anche in prima categoria, o la Juniores, oppure di spendere dei soldi in più. Non lo so, vedremo un po' che forze avremo, anche cosa riusciremo a mettere in campo, insomma. Non solo dal punto di vista economico, è proprio un discorso di carattere generale. Poi io devo fare un applauso particolare alla Synergy, perché, insomma, Synergy è il nome di uno sponsor. Io... sono stati molto intelligenti, e l'ho sempre detto, a copiare da basket e pallavolo cose che altri sport fanno da una vita, e quindi anche un modo per legare magari un'azienda, un imprenditore al calcio in maniera diversa, perché comunque dare il nome della squadra col nome dello sponsor, quindi da questo punto di vista siete avanti anni luce ad altre società, a quasi tutte le società d'Italia, perché a parte il Castiglione Steringarda, io ricordo
però altre società che hanno il nome dello sponsor non il Lanerossi Vicenza. Lanerossi Vicenza ai tempi, però adesso attualmente sì. Quindi da questo punto di vista complimenti, perché ci avete visto lungo, eh? No, questo sicuramente. Fra l'altro consentimi di citare proprio i due sponsor, no? Perché Simone Braseotto, vabbè, lo conoscono tutti, non c'è bisogno di dire niente di particolare su di lui, Gaetano Barca, che è il suo socio, sono due ragazzi meravigliosi veramente, questi qui non hanno tempo di seguire la squadra. Allora, Simone e Gaetano quest'anno non hanno visto neanche una partita, che prima non sono venuti, poi volevano venire, però sai come si fa, no? La cabala, Simone voleva venire a Pieve domenica, non è venuto, perché se poi per caso perdiamo, è arrivato dopo il festeggiamento, però, in pizzeria. Dopo è venuto con noi in pizzeria, ha partecipato, a pagare il conto, è venuto a fare quello, non lo voglio neanche dire, non è questo il problema, è venuto con noi, ma lo vedevi proprio soddisfatto, lo vedevi emozionato, contento veramente. E Gaetano non l'ho ancora visto, ma conoscendolo sono sicuro che sarà al settimo cielo, e adesso staranno già pensando a cosa impostare, come impostare, cosa fare, certo, di meglio. Speriamo di tirare fuori qualcosa di positivo, insomma, io ci credo. Matteo, hai visto i festeggiamenti? Faccio i miei sinceri complimenti, perché ho sentito anche ieri alla radio la loro filosofia e mi piace tantissimo. Noi nel nostro piccolo facciamo una cosa simile domenica, invitando tutti allo stadio con l'ingresso gratuito. Perfetto. Benissimo. Io ringrazio Matteo Fornara. Ciao Matteo. Prego. Ci vediamo, ci sentiamo domenica. Sicuramente ci vediamo. Perfetto, vivila tranquilla questa attesa. Tranquillissima. Ma mi sembra molto tranquillo, dai. Sì, no, non è vero che è tranquillo. Un grazie a Giancarlo Pizzardi, complimenti per questa grande promozione, in bocca al lupo per la prossima avventura. Grazie, grazie per avermi invitato. E alla prossima. Domenica festeggiamo e poi vedremo cosa riusciremo a impostare. Dilettanti per dire torna lunedì prossimo alle 20.35.